Dunque, il primo incontro con Paolo avviene intorno al 2000. Credo che lui avesse un'altra idea per me. Poi ci parlammo chiaro e io gli spiegai che venivo da un momento difficile, quindi lui mi trovò questo personaggio di Salvatore a mare. E quindi è stata un'esperienza importante subito. Allora non avevo capito tutta la maestria di Paolo, però vedendo il film capii che era sulla strada buona per diventare un regista importante, ecco. È una Napoli filosofica innanzitutto, una Napoli come se lui fosse un pittore fiammingo. È un cinema oltre, il cinema di Paolo in questo caso è oltre. La trama diventa così labile che non è nemmeno importante ai fini della riuscita. Per me il film è un assoluto capolavoro. Il mio rapporto col tempo chiaramente è simile a quello di Sorrentino, nel senso che credo di avere avuto una vita intensa, magari a differenza sua nella giovinezza, però capisco perfettamente quello che lui vuole dire con questo sguardo sul tempo. Dopodiché magari lui ci è arrivato prima, ci è arrivato a 53 anni a fare queste considerazioni che di solito uno fa più avanti, però posso dire la verità, l'inquietudine che lui si porta dentro è naturale che lo porti l'abbia portato al decimo film a fare quest'opera dove in qualche modo fa anche un po' i conti con se stesso. Il mio rapporto col tempo è stato un rapporto di menefreghismo, nel senso che io sto sulla strada da quando avevo 13 anni e quindi la vita l'ho divorata e nello stesso tempo da essa mi sono fatto divorare, con cadute, salite, discese, ma nello stesso tempo sempre con la curiosità di sapere cosa c'è dietro l'angolo. E questo film ancora una volta mi dimostra che la vita e il tempo sono due variabili pazzesche, pazzesche. Dunque, questa è una domanda impervia, nel senso che voglio dire, Partenope ha cercato l'amore, ha cercato di non perdere la bellezza, la giovinezza, ma inevitabilmente in questa città si è scontrata con il potere camorristico, col potere religioso, con quelli che la volevano sedurre e basta. E quindi secondo me la cosa interessante è che lei a un certo punto per una volta tanto ha voluto scegliere. E lo dice la frase, dice: che cosa ti piace di me? E lei dice: la tua sfacciataggine. Quindi comunque credo che sia un momento importante questo. Poi sai, il regista nella sceneggiatura ha dato campo a tutti i suoi demoni, quindi voglio dire, però questo desiderio di, come dire, scalfire il potere religioso l'ho trovato molto coraggioso, molto. Sì, voglio dire, alla fine il vescovo può sembrare sicuro, arrogante, borderline, tenebroso, però alla fine davanti alla bellezza anche lui capisce che sostanzialmente la ragazza è sincera. Il tesoro di San Gennaro gliel'ha fatto vedere, quindi voglio dire, sono quegli amori, quelle storie impossibili che accadono quando tu manco te lo aspetti, e ti assicuro che anch'io nel mio privato ho avuto storie simili, tant'è che io mi sono meravigliato, non ho chiesto che cosa ti piace di me, però me lo sono preso, cioè. Ecco, questa è una frase bellissima, perché secondo me, voglio dire, lui ha compreso perfettamente l'animo di Partenope. E quindi capisce anche che lei a volte si dà tanto e altre volte si nega, come nel caso del riferimento a lui con l'elicottero. Quindi ci sono delle similitudini, anche io mi ritrovo in questa frase. Eh sì.
sì, perché vivendo in una città come Napoli, voglio dire, è inutile prendersi troppo sul serio. Napoli è una città che ha mille sfaccettature, che ha mille punti di vista, però se ti prendi troppo sul serio qua, dove sembra un circo costante, un teatro costante, alla fine è come se tu ti sentissi fuori luogo. Quindi secondo me l'ironia poi alla... In generale, una risata vi seppellirà, no? Cioè l'ironia ci salverà. E questo è anche un'altra cosa nella quale mi rivedo, perché io ho fatto della fase comica, diciamo, l'inizio della mia carriera, quindi cercavo di smitizzare, e ancora oggi, diciamo, sulle grandi tragedie del mondo ho conservato lo sguardo ironico. Allora, entrambe le cose, nel senso che, voglio dire, il cinema rimane sempre una grande magia, rimane un grande sogno, chiaramente contestualizzato nei periodi storici. Negli anni Ottanta, quando ho cominciato io, c'era tutto un passaparola e bastavano tre manifesti, perché c'era il culto del cinema, c'era l'abitudine ad andare al cinema, c'era il desiderio di andare al cinema. Chiaramente con i decenni è cambiato un po' tutto, e quindi oggi si è arrivato a qualcosa che deve veramente incuriosire lo spettatore, sia esso il grande nome, sia esso la grande opera, sia esso il grande progetto mediatico. Però quando esce un'opera importante, vedo che la gente risponde, quindi sì, le piattaforme hanno inciso, la gente è diventata pigra dopo il Covid e quant'altro, ma il bisogno di bellezza e il desiderio di conoscenza fa sì che quando... è un po' come quando tu vai a vedere Napoli-Juve allo stadio, cioè la potresti anche vedere da casa, però tu vai allo stadio perché l'emozione che ti dà un evento così la devi vivere da vicino. Guarda, noi abbiamo una grande forza propulsiva, una grande creatività, però parlo per la mia esperienza, cioè voglio dire, a volte il cinema che si è fatto qua è anche un cinema per portare i soldi a casa, buona la prima, poi questa cosa si è tramandata alle fiction. Il cinema è altro, il cinema è attaccamento, è lavoro, fatica forte, il cinema è importante. Il cinema è una cosa che, pur cambiando i decenni, rimane una delle meraviglie, la grande arte secondo me. Quindi poi arrivano dei grandi autori come Almodovar, come Ken Loach, come Bertolucci, come Kurosawa. Cioè, il cinema non può né migliorare né peggiorare, anche se poi è migliorato ed è peggiorato. Però voglio dire, se tu ami il cinema e vai a vedere, che ne so, l'ultimo film di Wim Wenders, puoi anche dire non ho capito niente, però sai, davanti a dei segmenti di magia. L'ultimo tango a Parigi, ultimo tango, perché avevo 16 anni quando l'ho visto e ciclicamente negli anni l'ho rivisto, tipo una cinquantina di volte. Ogni volta che io ho rivisto l'ultimo tango ho annesso un, come dire, un evento, un particolare, un frame, anche sulle cose che già avevo capito. Forse perché sono malinconicamente disperato pure io, forse perché sono disperatamente malinconico come l'idea del film, ma anche con la vitalità della ragazza di Maria Schneider. Credo che se tu a 16 anni vedi Ultimo Tango, Arancia Meccanica, Morte a Venezia, più qualche altra cosa, hai una buona vaccinazione per non farti sedurre dalle bagarie
poi del cinema che in quel momento viveva l'Italia. Sebbene l'Italia è stato un grande paese di cinema, dal neorealismo in poi, voglio dire, noi siamo figli di Vittorio De Sica, tutti, Pietro Germi, Monicelli, voglio dire, noi siamo il cinema mondiale. Poi mi fa piacere che Quentin Tarantino si sia battuto per far avere l'Oscar a Ennio Morricone, che abbia sdoganato un certo cinema di serie B. L'Italia comunque è, forse non è mai stata consapevole della grande bellezza del suo cinema. Il mio sogno è quello che dai miei tanti libri possa essere ricavato del cinema vero, perché negli anni 90 io mi sono dedicato completamente alla scrittura, perché avevo i miei demoni e, non essendo un regista, non riuscivo, quando facevo l'attore, a mettere dentro quello che avevo. Dopodiché oggi ho capito che poi i tempi cambiano, però vanno anche a recuperare certe cose del passato. Molti giovani mi cercano, mi chiedono, e io vorrei condividere con i giovani, diciamo, questo sogno generazionale. Cioè, io l'ho fatto 30 anni fa, voi adesso avete linguaggi nuovi e diversi, facciamo incontrare le due cifre e può nascere la cosa interessante, anche perché quando tu racconti una città come l'ho raccontata io e una parte della città che ho raccontato io, non stai raccontando solo la città, ma stai raccontando l'anima nera di tutte le città che hanno le anime nere. E quindi sostanzialmente, forse ora, anche grazie al film di Paolo, si apre una finestra sull'universo Lanzetta, perché di questo dobbiamo parlare.